Amici di maridacatrini.it, siamo con Diego Bianchi che sbarca con Propaganda sulla 7. Un'avventura nuova, che cosa bisogna aspettarsi dal tuo nuovo format? E direi di riprendere il largo, diciamo, visto che ho usato questa metafora, e di fare una buona navigazione raccontando quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo, visto che quello che succede in Europa e nel mondo spesso impatta pesantemente sull'Italia. Questa è una parte del racconto che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare e che vedo che fanno sempre più anche gli altri. Questo ovviamente mi fa molto piacere proprio da fruitore dell'informazione, e lo faremo con gli strumenti di cui disponiamo, quindi che sono i soliti, sono gli stessi, con gli stessi, scusa, con gli stessi protagonisti e altri che se ne aggiungeranno strada facendo, che siamo anche noi curiosi di scoprire, del resto come è nella natura del nostro modo di lavorare, come dire, c'è una selezione darwiniana delle cose che funzionano, delle cose che dopo un po' stufano e non ci piacciono più e di cose nuove che magari nascono alla quinta puntata, che ne so, quindi ci sorprenderemo a vicenda di questo. Un anno fa, di questi tempi, presentavi Gazebo Social News, tanto tempo è passato, ti aspettavi la No, fine, insomma, però in un sì, anno, ok, insomma, sono successe certo, c'è tante tante cose, cose. ti aspettavi la fine del matrimonio con Rai 3? No, io ho sempre pensato che non si sarebbe arrivati a questo, ma era una cosa che comunque un po' era sempre nell'aria, nel senso che il corteggiamento di cui si parlava prima in conferenza stampa era reale, era pure bello, gratificante, ecco, era molto gratificante, questo va detto. E quindi l'ipotesi c'è sempre stata, però anche una notevole fedeltà che nessuno può rimproverarci di non aver avuto verso Rai 3, verso la Rai in generale, e quella anche c'è sempre stata, motivo per cui siamo rimasti comunque fino all'ultimo minuto di gazebo dentro la Rai, orgogliosi di stare dentro la Rai, dentro Rai 3, nonostante mille problemi che ci possono essere e che si sanno. Dopodiché una serie di circostanze hanno fatto sì che fosse giusto, a nostro parere, fare questa scelta e ritrovarci qua. Qual è l'elemento che ti ha più convinto nel passare poi alla 7? Principali sono due: uno, appunto, il continuare a lavorare insieme anche con Andrea, quindi non smembrare il gruppo di lavoro anche in uno dei suoi padri fondativi. Numero uno. Numero due, poter disporre di tutto questo, che era una cosa che si poteva fare pure nel Rai, non è che, però diciamo, l'editore era diverso e quindi non è che si possono fare i programmi, come dire, forzatamente. A noi sarebbe sempre piaciuto fare una prima serata, l'abbiamo fatto ogni tanto, però sempre in maniera episodica e mai continuativa. La 7 ci ha dato questa possibilità e cercheremo di sfruttarla e di divertirci soprattutto, che è quello che vogliamo sempre fare, utilizzando al meglio ognuno gli strumenti di cui dispone. Quindi io col tempo per fare dei viaggi, per fare dei racconti, per fare dei reportage, Marco col tempo per fare disegni sempre più belli, la musica per averne sempre di più qualitativa, insomma. E questo è poi alla fine. E domani appunto c'è Roberto Saviano come ospite, in conferenza il direttore ha parlato di un reportage che insomma, hai fatto da una nave di un MS, di Una ONG. un ONG, scusami, di cosa, insomma, ci puoi dare qualche anticipazione Ma su Saviano si qualcosa? dedicherà alle propagande, visto che appunto, portiamo questo nome, quindi ne parleremo e parleremo di quelle in corso e delle tante che sono state iniziate, avviate, perfezionate e migliorate quest'estate. Per quanto riguarda me, sì, quest'estate sono stato a bordo dell'Aquarius, che era una nave co-gestita da due ONG, SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere. Era un periodo particolare perché era il periodo in cui si proponeva il codice di condotta, se firmarlo o meno, ed era il periodo in cui cominciava a esserci questo improvviso arresto degli sbarchi o comunque dei viaggi in mare dalla Libia, per ragioni che in quel momento si poteva ipotizzare e che poi col passare delle settimane sono state sempre più chiare.